appena superata la dogana, sono ufficialmente in Svizzera. Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Endurance e questo dietro di me è il lago di Como, sede di partenza del giro di oggi. Ci sono solo due obiettivi oggi, pedalare in Svizzera e fare un po' di dislivello. Partiamo! Passeggiando il lungo lago di Como in direzione Cernobbio e già sono alla prima salitella. Oggi sarà una giornata piuttosto dura, avrò tre salite belle, poi ce ne sono tantissime altre di salitelle che comunque il Garmin mi segna. Appunto di salitelle mi ha interrotto la prima. Dicevo, oggi non sarà una giornata facilissima, una per il dislivello e due perché sono molto stanchina, è domenica e vengo da una settimana molto piena. È dura per arrivare alla preparazione alla maratona, quindi le mie gambe sono piuttosto stanchine, ma siccome in testa ancora l'obiettivo dello Stelvio entro la fine del mese, tocca fare un po' di dislivello. E poi sinceramente dopo circa 2 settimane che non pedalo, perché sono stato in Puglia, avevo davvero voglia di pedalare e di farlo in bei posti come questi. Tra poco arriverò alla prima salita di giornata, che tra l'altro è la salita più lunga e più dura di tutte. L'ho già fatta una volta 2 anni fa, ovvero l'ultima volta che sono venuto in questi bellissimi posti. Una salita abbastanza lunga, regolare devo dire, però quasi 20 km. Quindi sarà impegnativa. Però c'è una chicca particolare una volta arrivati sulla salita, quindi ne vale la pena. Salita appena iniziata, ne avremo per un bel po'. Approfitto di questo tratto che spiana leggermente. Allora ragazzi, primo tratto molto duro. Tutto 8, 9, 10. Fa caldissimo, sto grondando letteralmente, ma fa parte del gioco. Adesso piccolo tratto che spiana e poi di nuovo all'insù. Scollinamento, adesso ci sono 3 km di pianura discesa e poi si inizia a salire e alla fine arriviamo a quei quasi 20 km di salita che avevo detto prima di affrontarla. Non mi ricordavo che si spezzava in due parti, ma meglio, almeno rifiattiamo. Fa caldo raga, molto caldo, però paesaggi bellissimi. Che spettacolo raga, che spettacolo. Ciao. Salita terminata. Allora, ho fatto un po' male i calcoli, non era 20 km, ma secondo me è poco più di 10. Comunque salita impegnativa perché in pratica sono a 900 metri quasi di dislivello, quindi bel dislivello questa salita. Adesso si inizia a scendere, doveva essere un falso piano qui da qualche parte e si deve arrivare al confine con la Svizzera. Dai ragazzi, il giro continua. Gambe devo dire bene, evidentemente si sono riscaldate in salita. Non ho più le gambe dure che avevo stamattina. Ora ne approfitto per fare merenda, perché ragazzi bisogna alimentarsi in giornate così, altrimenti non si arriva alla fine. Appena superata la dogana sono ufficialmente in Svizzera. Ragazzi, mi sono fermato a riempire la mia borraccia qui in questa fontana. Come potete leggere è scritto non potabile, però in vita mi è capitato così tante volte di riempire l'acqua a fontane di questo genere in cui era scritto non potabile. C'erano tanti ciclisti che stavano riempendo l'acqua e se chiedi anche alle persone del posto dicono tranquillamente che è potabile, che la bevono anche loro. Ma perché poi è scritto non potabile? In uno dei giri, quando ero ancora diciottenne, in cui ho riempito l'acqua da una fontana non potabile semplicemente perché non c'era acqua da nessuna parte, mi sono informato molto su internet nella paura che mi potesse far male quell'acqua. E semplicemente ho letto che quando è scritto non potabile perché non sono stati fatti dei test su quest'acqua, però essendo dell'acqua sorgiva, perché appunto qui c'è la montagna, è un'acqua sicura, ma non è almeno stata certificata perché non è stata testata, però del resto è acqua buona, quindi anche fresca. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi è capitato di riempire l'acqua da questi tipi di fontane. Finalmente un bel po' d'ombra. Davvero freschetti, saranno 4-5 gradi in meno, ecco, tra l'altro. Dal lago di Como al lago di Lugano è un attimo. Benvenuti a paradiso. Qualcuno dice che non esiste, ma raga, io l'ho trovato, è qui, frazione Lugano. Comunque il menu continua, adesso prima di arrivare a Lugano ci sarà un bivio e ci sarà un'altra bella salitella, la seconda più lunga e impegnativa di giornata. Poi si girerà ancora sui laghetti e si andrà verso Lugano, proprio stavolta città. Anche questa salita è iniziata bella aggressiva, tutta all'8 al 9, primo tratto al 13.
minchia. Ultimo chilometro di questa salita duretta, devo dire. La fatica viene sempre ripagata da bellezze del genere. Che bella, ragazzi, la bici. Allenamento post salita, siamo al 65esimo chilometro in una località vicino Lugano, sopra il lago di Lugano, ragazzi, non so dove sto. Anche perché qui non c'è la connessione, cioè non funzionano le nostre promozioni italiane, quindi sono senza internet. Devo dire, gambe buone, fa molto caldo, però non ho mai sofferto proprio in maniera esagerata, anche se ovviamente sto grondando. 1300 di dislivello, 65 km. Adesso scendo giù, faccio il giro, diciamo, dall'altro lato del lago e vado verso Lugano. Ci dovrebbe essere qualche altra salitella, ma le due grosse salite lunghe le abbiamo portate a casa. Di programma, sto tornando verso Como, ovvero tra 35 km sono praticamente al punto di partenza. Perché? Perché è già luna e quindi non vorrei allungare ulteriormente, perché oggi pomeriggio, oggi essendo 9 luglio, quando uscirà questo video sarà passata una settimana tipo, c'è un tappone al Tour de France e sinceramente preferisco godermelo, quindi rientro, anche perché ho perso abbastanza tempo al bar a fare qualche foto, qualche video, quindi ci sta, a parte del giro dell'esperienza. Proprio dell'esperienza, ne ho fatto un'esagerata a un bar qui sul lungo lago, una Coca-Cola 5,50€. Ma siamo in Svizzera, ragazzi. Vabbè. Non chissà quanto protettiva, però almeno c'è una pista ciclabile da qui fino a Como. Mica male. Beh, qui siamo migliorati nettamente. Pista ciclabile super protettiva. Chilometro 88 Mendrisio, ho quasi finito l'acqua, spero di trovare qualcosa, una fontana per riempirla, e altrimenti mi sa che mi fermo direttamente a Como, tanto manca tanto, 10 km ci siamo. Sono a chiasso, oh, non ti adeguare. Sì, raga, ora so fa pena, ma avevo sta gang da 30 km preparato. Appena passata la frontiera, siamo di nuovo a Como. Italy. Ultima spedita di giornata, la salita di Sant'Anna. Questa è in pratica dentro Como, è di 1,5 km. Ha degli strappi duri, però è molto corta. Dai, che fatta, raga. Tratti rossi. Salita terminata, me la ricordavo più dura invece, devo dire, ma abbastanza pedalabile. Sto stanchetto, fa caldo. Io l'ho sentita un po', ma nemmeno così tanto. Adesso sono a San Fermo, una battaglia, visto che non ho parcheggiato proprio a Como, quindi tra poco si arriva la macchina. Finalmente arrivata al parcheggio. Macchina ovviamente sotto il sole, quindi sarà fantastico il ritorno. Bella, mi è piaciuta, bella uscita. Alla fine sono usciti 105 km con quasi 1700 metri di livello. Bene, potevo fare secondo me un 400 metri di livello in più allungando, però cettadei, ragazzi, cettadei. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.